Il 13 marzo 2013, dopo l'annuncio shock delle dimissioni e con l'abdicazione di Papa Benedetto, al soglio di Pietro veniva eletto Jorge Mario Bergoglio, che annunciò a tutto il mondo di volersi chiamare Francesco. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Un vescovo venuto dalla fine del mondo, il primo papa sudamericano, il primo papa argentino, il primo papa gesuita, il primo a chiamarsi Francesco in onore del santo di Assisi. E subito il suo pontificato assume il segno di una chiesa in uscita, una chiesa ospedale da campo che deve arrivare alle periferie esistenziali dell'uomo. L'annuncio del Vangelo, insomma, per Bergoglio è rivolto prima di tutto ai deboli, agli ultimi, agli oppressi. Invita gli uomini di chiesa ad essere pastori con l'odore delle pecore, a sporcarsi le mani. Appena eletto, Francesco cerca da subito di avviare la riforma della curia per uno snellimento burocratico e organizzativo. E poi la riforma dello IOR con l'avvio di un'operazione pulizia e trasparenza e la riforma economica della Santa Sede. Mette a capo di questa rivoluzione finanziaria però il cardinale George Pell, una mossa che si rivelerà sbagliata. Il porporato infatti finisce in prigione accusato di pedofilia. E proprio su quest'ultimo tema Francesco scopre un vaso di Pandora. Fa dimettere tutti i vescovi cileni, toglie la porpora e fa dimettere dallo stato clericale il cardinale McCarrick, primo cardinale ad essere accusato di pedofilia. Non basta ancora, ma è un'operazione tolleranza zero senza precedenti. Ed ancora numerosi gli appelli di Francesco per la pace nel mondo intero, la tutela dell'ambiente. 26 viaggi internazionali compiuti nei 5 continenti, 2 encicliche, 3 esortazioni apostoliche. Il primo papa a visitare gli Emirati Arabi Uniti. Nel giorno dell'inizio del 7° anno di pontificato, Francesco è ad Ariccia per gli esercizi spirituali, preghiera e meditazione, in un tempo in cui la Chiesa è sotto attacco su numerosi dossier.